Bentornati a tutti quanti sul canale, grandissimi miei followers, vi ringrazio tantissimo per i successi degli ultimi video. Sono a casa, nella mia città natale, finalmente. Oggi è l'unico giorno che possiamo girare, siamo stati fortunatissimi con il tempo. Stiamo registrando dalla bellissima piazza di Spagna, dietro di me c'è la Trinità dei Monti, paesaggi fantastici, cioè giusto per farvi vedere, lì c'è un terrazzino dove mangiano, gente che fa le foto. Siamo in Piazza del Risorgimento a due passi dal Vaticano. Sono tornato ieri, ho fatto giri, anzi ho fatto un po' di shopping. Pensate, mi stavo quasi dimenticando di aver comprato qualcosina da Elfiger. Ci sono ancora dei saldi, un paio di calzini. Andiamo alla scoperta della città. Ok guys, il video è partito, c'è un po' di vento. Ok, grazie a Dio c'è poca gente. Ma cazzo, quanto mi mancava questa città. Siamo qui con la Nani, ok, a guardare i bellissimi panorami. Questo, se non sbaglio, è un albergo dove feci una volta il colloquio. Sì, proprio qui. Parliamo un po' meglio. Eccoci qua. Allora, tornati sull'inquadratura principale. Niente, quanto cazzo è bella Roma, ragazzi. Cioè, mentre a Milano vado in giro con un cazzo di giacchetto, guardate qui. Allora, apriamo un po' la telecamera. Eccoci qua. Qua vado in giro con la magliettina. Oh, è veramente, veramente uno spettacolo qua. Che spettacolo, ragazzi. Cioè, questa cosa qui non ha prezzo. Adesso stiamo andando alla ricerca dell'albergo che starà per aprire il W di Roma, che dovrebbe stare tra l'altro accanto all'ambasciata americana, dove che si trova proprio dietro le mie spalle adesso. Allora, ed eccoci qua in via Liguria, ok? Lì c'è scritto via Liguria, non so se si vede dopo zoom, ok? Stiamo andando a vedere a che punto sono i lavori. La catena W è una delle, praticamente, tra le più giovani di quelle di lusso del brand Starwood, ex Starwood, ormai Marriott. Ah, da notare questo fantastico posto dietro di me, il famoso Chica Chica Boom. Dovete sapere che qui in Via Veneto, la sera quando uscite, praticamente c'è gente che vi ferma per strada, degli uomini, e vi danno questi bigliettini di sto locale che sarebbe proprio il Chica Chica Boom, e vi offrono di andare insomma in un nightclub, però boh, non mi ha mai ispirato fiducia. Io non ci sono mai andato ancora qua. Allora, dietro di noi di là ce ne sono un altro paio, perché via Veneto, diciamo, è un po' una zona così, e ci stiamo avvicinando alla zona dell'albergo, e io sento il profumo di fresco, il profumo di pronto, ragazzi, perché se non erro l'albergo dovrebbe essere proprio questo, proprio questo palazzo qui. Beh, che dire, sembra a un buon punto. Ah no, aspettate ragazzi, che qui ce ne sta un altro. Allora, Nala, vieni qua. Allora, dalle foto che vi farò vedere nel progetto. Ok, perché guardate qua. Ok, allora qui c'è una parte. Ok, e quindi le speranze per il 2021 muoiono qui a questo punto, credo. Si parla di almeno 2022, anche se sul sito della Marriott c'è scritto 2020. Forse 2021, fine 2021? Vediamo. A vedere come stanno procedendo i lavori dell'albergo Edition, che anche questo mi sembra, anzi forse addirittura questo è messo meglio, se è questo qui che è davanti a me. Vediamo, forse è messo addirittura meglio questo che l'altro, vi devo dire. Volevo parlarvi delle differenze principali tra Roma e Milano. E che dire, perché Roma è meglio di Milano? Per questo. Cioè, c'è da dire altro? Sole più bello. L'aria.
Cioè, oggi c'è il blocco del traffico perché a quanto pare c'è stato tantissimo smog e quindi la Raggi ha rotto i coglioni, ha dovuto bloccare tutto il traffico. Infatti sono dovuto venire con la metro e non con la macchina. La domenica parcheggio non si paga, si trova, c'è meno traffico, si circola a Roma. Per me vivere qui a Roma non ha prezzo. Anche a Milano, però Milano già è piccolina. Quindi non lo so, mi sta venendo una nostalgia pazzesca di questa città. Prima vi ho fatto vedere un paio di spezzoni dei video dei nuovi alberghi che staranno per aprire. Non vuol dire nulla assolutamente, perché insomma prima che apriranno, il mio ciclo a Milano naturalmente non è ancora finito, ed è ancora presto per dirlo. Però vedere la mia gente, vedere i turisti che sono completamente diversi da quelli milanesi, perché mentre a Milano vengono cinesi, arabi, qualcuno degli altri paesi, insomma per la seconda, terza, quarta volta, qui la gente viene per la prima volta a scoprire la città e viene con lo stupore, capito? Viene proprio felice di venire qua, insomma. Ed è un'altra gente, ci sono americani, ci sono tedeschi, gente molto più easy, che non è venuta qui solamente per fare spese. La Nali che sta prendendo il sole. Cioè, sono in fe, cioè, sono in un'identità leggera oggi. Perché? Perché giustamente, come già vi ho detto prima, si sta bene. E in tutto ciò la Nali si sta prendendo il sole allegramente, sta riposando. Ah, che spettacolo ragazzi, che spettacolo, la Nali. Che c'è Nali? Si parlava di Roma, si parlava dei turisti di Roma. Devo dire che ci sono molti più cinesi qui che a Milano. Ok, quindi sta cosa un poco mi preoccupa, ma non tantissimo. Vediamo se riesco a tornare vivo. Domani vado a Parigi, in tutto ciò ci saranno tutti i video di Parigi. Successivamente. Allora, che c'è? Non vuole. Non vuoi? Non vuoi essere ripresa? Madonna, ha sganciato una delle sue puzzette tremende. Porca troia, ecco, infatti c'ha la lingua, la coda sotto. Deve andare a fare la popò. Dai, andiamo, forza.